Ed eccoci a giovedì 5 marzo, questa è l'edizione di Fiamma e Globo, titolo a tutta pagina, eccolo qua, riforme, si riparte a passo ridotto, riguarda la politica australiana e viene da Canberra. Di spalle abbiamo il redazionale del nostro direttore, Dario Nelli, eccolo qua, il redazionale, basta scorie del governo Abbott. Ovviamente primeggia la foto, purtroppo no, drammatica, delle ultime ore dei due condannati a morte in Indonesia, con il titolo e ovviamente la piccola notizia di accompagnamento. Ovviamente poi c'è all'interno, c'è tutta la cronaca. Dall'Italia, Mattarella, il Presidente della Repubblica, sprona l'Europa, il Parlamento riconquisti la fiducia dei cittadini. Sempre di spalla poi un richiamo della politica internazionale, in questo caso della politica americana, critiche di Obama, Netanyahu spacca il Congresso addirittura. Alcuni richiami del fondo pagina, almeno sulla Fiamma, a volte il fondo pagina può cambiare, sul Globo dipende dalla pubblicità, comunque per la Fiamma, pagina 5, c'è un richiamo, sindaci d'Italia, quadro allarmante, 3 minacce al giorno, ricevono minacce da gruppi mafiosi, delinquenti, eccetera. Da pagina 19, New South Wales offensiva contro il crimine, questo per la Fiamma. Andiamo avanti, vediamo un po' qualche altra cosa che vi voglio segnalare, da sempre da Globo e Fiamma, ci sono i commenti e opinioni, oggi qua chiaramente come ogni giovedì Pietro Schiro, la quinta colonna di Gianluca Buttarello, per la politica australiana ancora commenti e opinioni, metadati, questo è un articolo importante, invito a leggere, protezione o esagerazione, sapete loro vogliono conservare i dati dai cellulari, tablet, cioè tutte le nostre, i nostri messaggi, le foto addirittura vengono passate a setaccio, siamo completamente controllati e vogliono che questi dati restano conservati per un po' di tempo, dopo tanto tempo, dopo un periodo potrebbero essere distrutti, invece vorrebbero conservarli, protezione o esagerazione, per poterli poi consultare quanto serve. L'articolo è a firma di Riccardo Schirru, si legge bene, ecco qua, Riccardo Schirru a firma metadati, protezione o esagerazione. Parliamo un po' di più italiano, sempre in questa pagina, e si ritorna a parlare dell'Ebola anche su Globo e Fiamma, Ebola, le donne colpite in maniera sproporzionata. Altri richiami, vediamo un po', mi sono segnato alcune pagine interessanti, stati e territori, da Melbourne, Andrew Investimenti a Ballarat, vediamo un po' se faccio l'inquadratura, eccola qua. Notizie che arriva da Melbourne, ma ci sono ovviamente state territorio, c'è il New South Wales, poi c'è da Perth, da Brisbane, da Perth dicevo, eccetera, c'è tanto da leggere oggi della Fiamma e nel Globo. Lo sport, passiamo allo sport, ovviamente vi segnalo tutta la Serie B, il turno infrasettimanale, il titolo principale è il Carpi torna alla vittoria, il turno infrasettimanale, Serie B, 29esima giornata. E per i lettori della Fiamma e per il New South Wales si celebrano i 50 anni di attività di un noto avvocato della comunità italiana, Nicola Papallo, è stato tra gli ideatori dei villaggi scalabrini, c'è una pagina interamente dedicata a lui, a firma di Gianluca Buttarello. Questo e tanto altro, vi ricordo ancora poi, ovviamente come ogni giovedì ci sono i programmi della televisione e questo è quanto, ma molto di più ovviamente troverete su Globo e Fiamma, oggi in edicola per questa edizione del giovedì. Per la Fiamma si è arricchito anche di un altro logo in prima pagina, Montecatini, raccomandato da Rolando Melossi, celebre ditta che produce insaccati in Australia.